Circa 2.000 sfollati, chilometri quadrati di territorio sommerso dall'acqua e danni calcolati per milioni di euro. Queste le stime del disastro che si è abbattuto nella nostra regione e che ha vessato intere zone, mettendo in ginocchio tantissimi centri abitati. Che ci stanno creando problemi sono quelle che da ieri sera, da ieri pomeriggio sono allagate, cioè quelle allagate dal fiume Frassine in zona Saletto, Spedaletto, adesso Vighizzolo, Carceri, quindi in quella parte di zona delle Stense, e poi abbiamo ovviamente il Bacchiglione, Ponte San Nicolò, Casalserugo, Bovolenta. Ecco, questi sono i due punti critici che stanno veramente dando qualche problema. Padova, Vicenza e le loro province, visto dall'alto, ieri, sembravano delle enormi pozze d'acqua. La furia dell'acqua ha rotto gli argini. Il Bacchiglione ha esondato a Ponte San Nicolò, dove si è lavorato tutta la notte. Stessa sorte è toccata a Saletto, con i canali Frassine e Brancaglia. A Bovolenta sono state evacuate circa 180 persone. Il Roncaiete ha invaso Casalserugo, altro centro particolarmente colpito dalla calamità. Mentre una sorte migliore non è stata riservata a Selvazzano, con il traffico in tilt per ore e molte scuole chiuse. A Padova i ponti sono stati aperti e chiusi a singhiozzo per tutta la giornata. Moltissimi curiosi che hanno affollato i ponti per scattare foto e verificare lo stato di avanzamento dell'acqua. A Verona, Soave e Monteforte sono in ginocchio con un migliaio di sfollati. È straripato il Tramigna e l'Alpone, problemi a San Bonifacio, Cazzano di Tramigna e Val d'Illasi. L'autostrada A4 tra Verona Est e Vicenza è stata chiusa e resterà chiusa anche oggi. Nella zona del lago è straripato l'Arille e le frane hanno costretto l'evacuazione di 15 famiglie. Protezione civile, volontariato, stiamo lavorando, ma stiamo lavorando ovviamente con tutte quante le forze dell'ordine che ci sono presenti nei momenti di emergenza. In prefettura abbiamo fatto delle prime riunioni già nella giornata di ieri, continuiamo a farle man mano che si aprono fronti nuovi e ovviamente ci siamo coordinati questa mattina a Vicenza con l'onorevole Bertolaso. Fondamentale il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, dai volontari e dall'esercito, da ieri nella nostra regione. È intervenuto anche il sottosegretario alla Protezione Civile Guido Bertolaso, accorso per analizzare l'emergenza. La provincia di Vicenza è stata nominata ente coordinatore per la raccolta e il censimento dei danni subiti e la gestione dei fondi destinati alle opere di ricostruzione di tutti i comuni del territorio e della provincia. Il presidente della provincia e i sindaci possono avvalersi di ditte private per i lavori pubblici con affidamenti diretti.